Perché nato il Meromè? Perché già questo gruppo ha avuto un'esperienza con la lista Tanti. E la lista Tanti fu una lista vincente dopo la bellezza di 15 anni di gestione catto comunista del partito. Montepestone è notorio che è una cultura di centrodestra. Il Melograno quindi nacque per mettere insieme, per coordinare, per far capire se noi eravamo nelle condizioni di poter ricreare quello spirito che ci ha condotto già alla vittoria con la lista Tanti. È stata un'operazione molto difficile. Perché difficile? Perché ognuno andava per conto suo. Sono stati necessari non un giorno, ma sono stati necessari 3 anni, solamente per annusarci, perché ognuno ragiona come gli pare. Però è stata fatta una cosa molto interessante, ed è questa qui. Il Melograno è passato come il simbolo che unisce e non divide, perché ogni chicco all'interno rappresentava un gruppo politico e di conseguenza la battaglia politica che si faceva all'interno del gruppo per trovare poi una sintesi nell'interesse, eccetera. Così è stato. Ora, quello che è successo, e voglio partire dal 2009-2010, quando a un certo punto si sono create delle situazioni pericolosissime. Cioè i catto comunisti e Forza Italia si allearono e buttano via l'amministrazione. Questa è la realtà. Allora io, forte di quell'esperienza, perché pure in quella esperienza organizzammo io, Augusto, quella lista e tu sai dove, sono partito da quel punto che era stroncato. E non è stato facile, perché parecchie cose erano perse, ma ciò che è mancato a Montefiascone, come nel Viterbese, sono le segreterie politiche di Forza Italia inesistente e di Fratelli d'Italia ancora sotto traccia. Io non ho visto movimenti di questi partiti all'esteriore, se no sentire le beghe che esistono fra di loro, fra Marini e Battistoni, da quell'altra parte pure. Questa non è politica, queste sono puttanate della politica che ti fanno perdere tempo. Noi abbiamo abolito queste cose, ci siamo guardati nelle palle degli occhi e siamo andati avanti. Ora Augusto è entrato per ultimo. Io Augusto già era impredicato 1 anno e mezzo fa, prima della formazione della lista, perché volevo ricreare quel clima dove noi c'eravamo i voti. Non bisogna mai dimenticarci, Paolini sarà quello che sarà, ma Paolini ha dato sempre un valore aggiunto alla lista dove è andato. Con Paolini, che ne dicono? Abbiamo vinto la lista di centrodestra con Tanti. Quindi Paolini, dal punto di vista locale, è sempre stato un alleato del centrodestra, che poi fa quelle scelte politiche a livello provinciale. Beh, noi, voglio essere chiaro, io non ho criticato, però posso dire un fatto. Ci sono degli equilibri politici che vanno rispettati, ci sono degli uomini politici che hanno alcuni rapporti, ma quello che conta è aver tenuto insieme questo gruppo è stato tenuto insieme. Logicamente, visto dal lato politico della questione, io pure avrei detto, da politico, se fossi stato un politico, non accetto una situazione del genere, ma ciò che conta non era quella situazione, ciò che conta è quello che si è creato adesso a Montefiascone. Montefiascone si è creato il centrodestra. Noi abbiamo riportato, senza l'aiuto dei partiti di centrodestra, all'infuori della Lega, che si è presentata subito e accettato il discorso politico a suo tempo, tant'è vero che il manifesto della Lega, come i simboli di Fratelli d'Italia, erano nella sezione del Melograno della Pubblicità. Per quanto riguarda Forza Italia è stato un calvario, perché c'è un coordinatore che si chiama Bacocco, questo è il coordinatore, il quale io vorrei farci un discorso. Io l'ho invitato al Melograno all'epoca, dissi a quelli di Forza Italia: non mi fidate di lui, va bene, io mi iscrivo a Forza Italia. E io mi iscrissi a Forza Italia per potergli fare capire della garanzia che avevo. Abbiamo dato la sezione a Forza Italia per fare un congressino per la sezione provinciale, quindi noi siamo stati aperti, ma con questi cervelli che non capiscono una rapa, e io glielo posso dire, non capiscono, stacca perché do una parolaccia, ma voi avete capito che voglio dire, che non capiscono un C, dov'è in giro? Eravamo costretti a fare questo tipo di operazione, che non è un'operazione politica, è un'operazione culturale. Perché qui siamo tutti che abbiamo la stessa cultura, la cultura del centrodestra e la cultura socialista
ma no certo comunista, che è una cosa completamente diversa. Allora, rafforzato questo, abbiamo vinto le elezioni per una manciata di voti, perché siamo stati agevolati, non è che siamo stati bravi a partecipare, ma agevolati dalla presenza dei 5 Stelle sul territorio, la quale ci ha fatto un discorso abbastanza favorevole. Però c'è stata la vigliaccata del centrodestra, e questo bisogna dirlo, composta da Bolleschi, che ci è stato sempre vicino, composta da Guarducci, che ci è stato vicino, composta da Forza Italia, i quali, guidati da un certo tipo che si chiama Luca Bella Canzone, non ha fatto nient'altro che fare una lista di centrodestra per toglierci i voti per far favore a Cimarello, il che io lo sconfessai a suo tempo sul giornale per far capire all'opinione pubblica come stavano le cose. E meno male che l'opinione pubblica. Ora certo, l'amministrazione ha delle grosse difficoltà, difficoltà di gestione del potere, difficoltà personali, lo sappiamo che sta succedendo, però dobbiamo durare 4 anni. Non possiamo permetterci a gusto di buttare tutti quanti per aria una vittoria così, perché te l'ho detto ieri, per gli entrare comuni ci abbiamo impiegato 7 anni e dobbiamo mantenerla questa posizione e dobbiamo far funzionare il paese. Il paese purtroppo l'abbiamo trovato massacrato. L'ultima chicca che ti dico, che l'ho saputa stamani, hanno sempre vantato che Villa Serena aveva 40 ettari di terreno. Villa Serena non c'ha niente, il comune non c'ha niente. 40 ettari sono della regione. Che non furono riscattati negli anni. Aspetta, non finisce qui, però fra le righe voglio dire che 20 ettari di questo terreno è stato messo nell'area edificabile del paese. Il che lascia supporre certi discorsi. Ma il comune è quello che è stato amministrato dal 1995. No, no, tra poco quando è entrato? 1995. Dal 1995 fino all'altra mattina? Dal 2009. Dal centro breve sinistro. Periodo con Danti, 10 la quale ci ha lasciato un paese. Ci ha lasciato un paese, e ve lo dico perché io ho fatto il controllo di gestione del divisore legale sul comune. Con un disavanzo di gestione nel 2007, nel 2010 uscì fuori di 1,5 milioni perché tante cose non funzionavano. Il comune non c'ha più una lira. Se trova in difficoltà deve fare i conti con la previsione, che poi adesso a novembre con l'assestamento, con le nuove regole contabili che ci stanno, si dovrà vedere quello che succede. Allora, la presenza di Augusto, questa è la premessa, poi parliamo della presenza di Augusto. Augusto è un lottatore, ha sempre lottato, io lo conosco in mia realtà, non si è mai tirato indietro, sbaglia tante volte, parte bene tante volte, però è una persona corretta. Si batte e come tale va rispettato. Quale sarà la funzione di Augusto? Innanzitutto Augusto entrerà in Consiglio Comunale come rappresentante di forza della Lega Noi con Salvini, perché lui si è presentato in lista con questo simbolo, come Manzi si è presentato con Fratelli d'Italia. Per cui sono la lista, che era una lista, chiamiamo così, politica, culturalmente politica, che avvicinava le persone di un tipo di ragionamento, sta diventando un'amministrazione con dei propri elementi di partito. C'è Fratelli d'Italia, c'è la Lega Nord e ci sta pure Forza Italia, che sono 5 mi sembra. Sì, dovrebbero essere. Quindi Montefiascone, possiamo dire oggi ufficialmente, che il centrodestra Montefiascone ha conquistato il paese perché i partiti del centrodestra hanno una maggioranza. La figura del sindaco, con una figura socialista, ma che non ha valore. Perché non ha valore? Perché nel PD l'hanno cacciato qui a Montefiascone, se no non stava con noi, l'hanno cacciato al tempo dei danni, se no non stava con noi. Quindi noi non possiamo, non potete pensare che noi lasciavamo un soggetto come Massimo Paolini, che alle regionali ha preso 1320 voti, e andavamo alle elezioni senza quei voti, oppure senza i voti di Sandro Leonardi che stava attaccati, non attaccati, ma erano 400 voti, o senza i voti di Ceccarelli che erano 300. Ed è stato questo il nocciolo duro che ci ha consentito di andare alla ricerca di Augusto, di Merlo, che a Merlo prese, alla prima tornata ha preso 150 140,
E quindi il melograno disse: in lista ci devono stare quelli di da 140 voti in su. E questa è stata la competizione che noi abbiamo avuto con il PD, perché il PD come nocciolo duro ci aveva 2300 voti e noi arrivavamo come nocciolo duro 2100. E noi ce la siamo giocata, che poi ci hanno premiato 30 voti, tutti i voti sono stati utili, tutti i voti, perché i voti sono come i soldi, non funzionano. E dando vengono, vengono. Ora io mi auguro che la presenza, ma sono convinto, della Lega Nord rappresentata da Busto all'interno del Consiglio Comunale sia veramente un grosso valore aggiunto, perché dietro a Busto non c'è nulla. C'è un partito, ci sono i rappresentanti, c'è la discussione, ci sono le interrogazioni parlamentari che si possono fare. Ci stanno i consiglieri regionali, c'è la Lega, no, dal prossimo anno. Però credo che nella provincia di Viterbo già sia un gruppo di 6-7. Siamo arrivati a 8 consiglieri comunali. E non è facile in un territorio che reagisce negativamente alla Lega, perché la vede come razzista, no? Invece la Lega ha portato avanti i bei discorsi. Io sono molto soddisfatto di quello che sta succedendo in Catalogna e in Lombardia e nel Lombardo-Veneto per un fatto culturale. Quando mi laureai molti anni fa, e parlo del 73, feci la tesi sulle entrate tributarie delle regioni a statuto ordinario, e tu l'hai letta, con l'autonomia finanziaria, dico: se questo è il sistema, questo sistema salta, sta saltando, è saltato in Catalogna, salta in Italia. Perché? La Lega c'ha ragione quando porta questo discorso. Non è possibile che dalla Valle d'Aosta si prenda il 100% del gettito tributario, o il sud del Tirolo pia il 98% del gettito tributario, o la Sicilia pia lo stesso il 65% del gettito tributario e il Lazio invece non prende niente. C'è la compartecipazione come avviene nei paesi che hanno una federazione come la Germania, cioè l'IVA va divisa fra Stato federale e Stato centrale. E su questo punto la Lega sta portando avanti un discorso sin dai tempi dei Bossi. Quando parla di Roma Latrona, parla di questo. Perché la Lombardia sta in passivo con lo Stato di 60 miliardi, cioè la Lombardia da 100 e riceve dallo Stato 40. Lo stesso succede nel Veneto per 19 miliardi, lo stesso succede per il Piemonte questa storia. Le regioni del nord stanno in debito con lo Stato italiano per 100 miliardi. Allora va rivista questa storia, perché se no qui è casino. Non è possibile che chi è del nord, che sta al lavoro dalla mattina alla sera, paga la subbella IRPEF e poi va a chiedere i servizi, non ci stanno, perché i soldi che dovrebbe dare lo Stato alla regione per i servizi non ci stanno. E guardiamo qui da noi altri numeri. Lo Stato dà, il Lazio dà un sacco di soldi allo Stato, perché c'è molti dipendenti pubblici, ma rientro non c'è. E rientro non avanzano. C'è. I soldi avanzano. Sì. Un quinto di quello che avanza al Veneto, sì, e alla Lombardia. Questo è il problema attuale che c'è stato, perché se vi siete resi conto, la politica con la storia della Catalogna è stata chiara. La politica non comanda più, comanda l'euro. Hanno subito interessato l'euro. Subito. Io ho finito, ti faccio tanti auguri.